L'aglianico. Aglianico è un antico vitigno, è stato importato dall'antica Grecia nell'VIII secolo a.C. da colonie greci provenienti dalla Tessaglia. Viene comunque considerato un vitigno autoctono per due motivi. Il primo motivo è per la lunga permanenza nei territori della Campania, sia nell'entroterra sia sul litorale, e il secondo motivo è per la sua perfetta acclimatazione al terroir di questo territorio. Dove viene coltivato l'aglianico? Viene coltivato prevalentemente nel sud Italia, in Campania in primo luogo, ma anche in Basilicata e in misura minore in Puglia e in Molise. Negli ultimi anni l'aglianico ha comunque rafforzato il suo legame con determinati territori, quali il Cilento, il Vulture, anche col territorio dell'Irpinia con il biotipo Taurasi, lo troviamo anche nel Beneventano con il biotipo Amaro e anche nella costiera casertana con il Galluccio. Nelle denominazioni l'aglianico lo troviamo prevalentemente in assemblaggio con altre uve, ma ovviamente la maggiore importanza e il maggiore riconoscimento lo si ha nelle tre DOCG a lui dedicate: l'aglianico del Vulture in provincia di Potenza, l'aglianico del Taburno nel Beneventano e il Taurasi in provincia di Avellino. Le caratteristiche del vino ottenuto da questo vitigno. All'aspetto visivo si presenta di un colore rosso rubino, è un vino in grado di offrire intensi profumi fruttati che ricordano la prugna, l'amarena, il mirtillo, l'ampone, e accompagnato anche da sfumature speziate e un po' più complesse di cacao, tabacco, liquirizia e eucalipto. Per degustare al meglio questo vino è importante la temperatura di servizio, che deve essere tra i 16 e i 18 gradi. E per quanto riguarda l'abbinamento cibo-vino, per le caratteristiche proprio di questo vino, deve essere abbinato a dei piatti importanti, quindi arrosti, brasati, carni alla griglia e formaggi stagionati.